Quello che dovrebbe essere un diritto per i lavoratori, stiamo parlando degli ammortizzatori sociali in deroga, a Catania diventa un privilegio. Tante le pratiche che devono essere espletate e che a Catania invece appunto vanno a rilento, mettendo in difficoltà appunto decine di migliaia di lavoratori, perché purtroppo la crisi ogni giorno fa chiudere un'azienda, ogni giorno mette alla porta appunto dipendenti di diverse aziende. Per questo avete chiesto un incontro col prefetto, che c'è stato 40 giorni fa, ma da quel giorno non è cambiato nulla. Nuova protesta stamattina, sperando che finalmente qualcosa possa cambiare. Sì, siamo giunti a un punto di non ritorno. Sostanzialmente, mentre le procedure sono bloccate per la mancanza di risorse economiche, il numero dei lavoratori che fa istanza aumenta, perché purtroppo la crisi sta dando effetti ancora più devastanti, e si sono sovrapposti a quelli già esistenti anche gli ultimi casi, tipo l'avvertenza scudo e l'indotto dell'avvertenza scudo, poi c'è Alitalia, sono centinaia di aziende che purtroppo stanno chiudendo battenti, e stiamo chiedendo per l'ennesima volta al governo regionale, al governo nazionale, attraverso la prefettura, che venga rimpinguato questo fondo per chiudere le procedure del 2012, ma soprattutto perché si preveda la spesa anche per il 2013, perché abbiamo la seria preoccupazione che purtroppo non è stato quantificato il vero bisogno di questi ammortizzatori, e ci ritroveremo da qui a qualche mese a tornare di nuovo a protestare, ma stavolta con numeri molto superiori, perché parleremo dei lavoratori complessivamente, perché ricordo che una parte dei lavoratori già ha colto il beneficio della deroga, molti altri lavoratori purtroppo non ce l'hanno avuto, ma il 1° di gennaio saranno tutti i lavoratori complessivamente, sono più di 6.000 gli interessati che avranno il diritto di presentare l'istanza, e quindi dovranno necessariamente avere una risposta sia dal governo regionale che dal governo nazionale, in termini in questo caso economici. Questa lentezza burocratica la pagate soprattutto voi dipendenti che appunto avete difficoltà a vivere la quotidianità, perché manca la possibilità di avere un minimo di aiuto. Per questo stamattina avete deciso di unirvi appunto alla protesta del CISL per far sentire la vostra voce. Questi poveri lavoratori non si ritrovano con nulla, non hanno opportunità di essere chiamati, non hanno opportunità di inserirsi, non fanno corsi di formazione, le famiglie ormai sono all'astrico, non hanno più neanche i soldi per comprarsi il pane, e questo è grave, non hanno più, alcune realtà hanno tolto anche le case, perché non hanno la possibilità di pagarsi né l'IMU, né la spazzatura, né chi ha il mutuo, e siamo proprio ridotti a zero, e quindi una situazione si deve subito creare e trovare anche la soluzione. Queste sono le realtà.